Come dalla conferenza stampa poi si passa al vissuto, cioè noi in questo periodo stiamo vivendo un momento particolare come Avis, dove dal centro professionale ci viene chiesto sempre di mandare più donatori. Ringraziate il Signore, abbiamo messo su un gruppo di convocatrici che sta rispondendo, stiamo mandando 5, 6, 7, 8 persone al giorno. Però proprio dalla referente primaria del centro transfusionale ci viene detto che per mancanza di medici in questo periodo purtroppo hanno problemi anche ad effettuare queste donazioni. Cioè molto spesso, mi dicevano per esempio, è stato ieri mattina, hanno iniziato alle 9 a donare invece che alle 8 e mezza. Voi capite bene che un donatore a cui si deve dire grazie perché lascia il lavoro, perché va a compagnia bella, qui non torniamo a discutere sulla situazione che ha diritto alla giornata di recupero e tutto il resto, perché questo avviene molto spesso nell'ambito pubblico, nell'ambito privato diciamo il donatore va a donare e poi va a lavorare. Quindi non gli si può chiedere a un donatore di stare lì l'intera mattinata per donare, voglio dire, proprio perché sembra che mancano i medici. A testimonianza di quello che diceva Angelo prima, diciamo che bisogna far sì che questi servizi che ci sono funzionino ancora meglio. Grazie.